direttrice del Centro Studi sull'Estonia, Paesi Baltici presso La Sapienza. E vorrei ringraziare tantissimo il professor Rombo Vosa che ci ha portato qua, che è certamente comune tutti i vostri collaboratori, collaboratrici, collaboratori, perché per noi è anche un grandissimo onore e un piacere di essere qua, perché vorrei proprio anche dire che in qualche modo siamo in un paese dove sono nati originalmente anche i fatti dei crimini, perché questa mostra è nata proprio grazie all'idea dell'attrice Vivenor, parlando di portare questa mostra qui in Italia. Abbiamo pensato come trovare un legame che si potrebbe collegare più senso di fare proprio questo progetto per l'Italia. E proprio come ho detto che tanti fatti scritti da Pasile poi sono dati ispirazione ai Fratelli Grimm. E così artisti estoni, 20 artisti estoni hanno potuto scegliere per questo progetto un tavolo dei Fratelli Grimm e interpretarlo come volevano loro. E quindi anche da questo punto di vista è stato molto bello per artisti, perché non è spesso che capitano questo tipo di progetti. E grazie al Ministero della Cultura Estone che ha dato anche appoggio finanziario per questo progetto, quindi è nata questa mostra. E dobbiamo dire che questa forma dell'arte, come ha detto anche il professor Bose, è proprio molto ben sviluppato in qualche modo in Estonia, perché professor Vivenor, sue opere sono lì in angolo e forse alcuni hanno già visto su poster anche questa piccola cappuccetta rossa. Lei è uno dei più noti professori anche che insegna questo tipo dell'arte in Estonia a studenti da tutto il mondo, Giappone, italiani, quindi tantissimi paesi nordici. E adesso per esempio hanno mi sa che 3-4 mostre che girano il mondo, negli Stati Uniti, una in Russia, alcuni in paesi scandinavi, e in qualche modo c'è sviluppato questo modo di raccontare le fabbie oppure le storie che sono state scritte originalmente per bimbi in modo come li vediamo noi come adulti. E proprio anche l'idea di curatrice è stata di portarci in qualche modo dietro in infanzia, dove tutti noi abbiamo letto le fabbie, le storie dei Fratelli Grimm, e forse adesso vederli con i nostri occhi dei adulti. E certamente, infatti ognuno forse trova il suo, ci sono quelli più piccoli, quelli più grandi, quelli più adulti, quelli più giovani, e ognuna certamente spero che trova la sua storia in questi quadri. Però penso anche che il miglior modo di capire questa mostra è di vedere, e se ce l'avete domande sono molto lieta di rispondervi, e se avete le domande più particolari, quindi venite da me e provo di dare il mio meglio. Certamente porto anche saluti della curatrice Vivenor, che purtroppo non poteva esserci, e anche l'ambasciatrice o l'ambasciatore estone a Roma, Celia Maria Stappa, che anche purtroppo per motivi di lavoro non poteva venire stasera, però vi saluta tutti e ringraziamo tutti tutti voi per essere qui e vi auguro buona visione. Зламайла мотор у джендо, берсо ілпа.
perché sigli montare con me su rock and roll del sesso, ma di rimando le disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Adesso siamo in sette, marmocchi su cera e noi due, e per compenso sgobo soltanto e tutto senza sesso. Credevo, ho scandagliato a un fratto, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra di Lubischero, i sensi atrofizzati, indormiviglie indotte, l'ombrico e la mela, per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro del mischero, la mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare.